Ciao a tutti amici di MTV VCO, siamo qui pronti a fare un nuovo unboxing, questa volta di una scatola che ci ha inviato Trek. Stiamo per aprire infatti la scatola che contiene la iCaliber 9.8. iCaliber è una piattaforma pedalata assistita nel segmento cross country che sconfina fino al trail ride. La particolarità di questo mezzo è quello di avere praticamente il motore Fasua con una batteria incorporata all'interno del tubo obliquo. Il motore praticamente è quasi invisibile perché lo troviamo posizionato al di sotto del movimento centrale. La particolarità, dicevo, è quella di poter estrarre completamente il pacco batteria per avere un peso ridotto della bici completa di quasi 3 kg. Considerate che questo mezzo, nella versione 9.8 qui in test, dichiara un peso di circa 17 kg, quindi parliamo di un peso complessivo di 14 kg privo di batteria. La iCaliber è una e-bike particolarmente leggera, quindi non abbiamo a che fare con le classiche e-bike da 22 o addirittura 24 kg, nel caso di una full, ma di una e-bike, anch'essa full in questo caso, con un peso estremamente ridotto. Parliamo di circa 17 kg, poi andremo a pesarla per darvi il nostro peso esatto in questa taglia L. Il peso che rileviamo alla bilancia in taglia L, senza pedali, è pari a 17,5 kg. Vi dicevo della batteria che è ben celata all'interno del tubo obliquo, una batteria da 250 watt-ora che può essere completamente rimossa e sostituita da uno specifico involucro in plastica molto leggero, che consente quindi di scendere a un peso di circa 14 kg per la bici completa. Questo è consentito anche dal fatto che la guarnitura nel suo movimento non presenta classica resistenza che presentano invece le classiche e-bike. Il motore Fasua è da 55 Nm di coppia massima. Il sistema Fasua non prevede un display, ma solo un comando particolarmente minimale che vediamo qui. Abbiamo un pulsantino centrale che deve essere tenuto premuto per accendere il sistema. Vediamo che compaiono delle lucette. Quindi abbiamo un pulsante superiore e un pulsante inferiore. Sono pulsanti molto sensibili. Abbiamo tre modalità di assistenza. Premendo il tasto superiore passiamo già al colore verde, quindi al blu, modalità intermedia, al rosso, classico turbo. Per diminuire l'assistenza in pedalata premiamo il tasto inferiore, basta quasi sfiorarlo perché è molto sensibile. Blu, modalità intermedia,
verde, modalità minima. Davanti troviamo una forcella RockShox Seed Select Plus con 120 mm di corsa, in abbinamento a un ammortizzatore Fox Performance che troviamo ben celato al di sotto del tubo orizzontale, un ammortizzatore che sfrutta la tecnologia IsoStrut di Trek, che consente di sfruttare una flessione controllata dei foderi superiori per il funzionamento della sospensione. Escursione posteriore da 60 mm e entrambe le unità ammortizzanti possono essere bloccate simultaneamente tramite il comando remoto al manubrio. Le ruote sono le Bontrager Covee Pro 30 Carbon, in abbinamento a gomme, anche qui Bontrager, troviamo le XR3 Team Issue. Gomme da 29 pollici per 2,4 pollici di sezione. La trasmissione è una Shimano The Oryx T a 12 velocità, con cassetta pignoni 10-51 e corona anteriore da 36 denti. Troviamo davanti una guarnitura E13. Per il comparto freni troviamo freni Shimano The Oryx T a 4 pistoni, con dischi da 200 mm anteriore e 180 posteriore. Il manubrio Bontrager Line Pro in carbonio da 750 mm di larghezza con manopole Easy Chunky. Attacco manubrio Bontrager Covee Pro da 70 mm di lunghezza per la taglia L, e con diametro di accoppiamento al manubrio da 35 mm. Ovviamente anche in questo caso, come per tutte le Trek, troviamo il sistema Knock Block in corrispondenza della serie sterzo, che consente di limitare la rotazione del manubrio. Il reggisela telescopico è Bontrager Line Elite da 150 mm di escursione in questo caso. La sella, sempre a marchio Bontrager, è una P3 Verse Elite. Se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati con le nostre ultime novità, ma soprattutto a seguirci su mtvco.com, dove prossimamente troverete le nostre impressioni su questa bici, visto che nel momento in cui voi state vedendo questo video, noi abbiamo già iniziato a testarla. Un saluto a tutti!